Gentili telespettatori, da Andrea Di Pre, ben trovati. Questo è Di Pre per il sociale, perché parliamo oggi di tematiche sociologiche legate al mondo femminile. Ne parliamo con Giuseppe Simone, che ritrovo qui sempre nella mia permanenza nella città di Foggia. Lui è di Lecce, per l'esattezza di Neviano, avvocato. Allora, entriamo subito nel mondo femminile. Giuseppe, che cosa pensi dell'universo femminile? Ma intanto, se permetti, che ho l'occasione di stare insieme ad Andrea e il dottor Di Pre, voglio toccare la cravatta del famoso dottor Di Pre. Ecco. Ci tengo a dire che ne ho tante di rosse, tante giacche blu, non è che solo perché tanti mi dicono che non cambia, questa è la mia divisa. Questo mi porta fortuna. Come giustamente mi fa piacere che sei qui oggi senza indumenti, perché è un po' il discorso del basico, cioè del tuo essere. Si parla di femmine, quindi è giusto che tu sia libero di dirlo come vuoi. Allora, Giuseppe, parliamo del mondo femminile. Ma il mondo femminile è variegato. Insomma, dico solo che io personalmente non mi fido, perché non c'è più l'amore alla vecchia maniera, quella dei nostri nonni. Insomma, io non mi fido. Che pensi delle donne di oggi, delle ragazze d'oggi? Che sono zoccole. Ecco, questo è l'aggettivo, per dirla in un aggettivo. Perché questa cosa, perché arrivi a definirla in questo modo, Giuseppe? Ecco, le definisco perché praticamente qui davanti al cameraman, che io ho il piacere di salutare, c'è praticamente l'immagine visiva, l'avvocato, il dottor Di Pre e il poveraccio Simone Giuseppe. Cioè, praticamente, chiedo scusa se ti interrompo, avvocato. No, Giuseppe, tu sei un titano comunque, ma è chiaro che nella nostra visione, cioè, si parla di sesso praticamente. Sì, ma ecco, io per fare un esempio, avvocato, Andrea, se ti posso darti da tu chiaramente, una vagina preferisce darla a te, che sei un professionista, un critico d'arte, un professore, a proposito a me, che sono uno spazzino, uno cerca di lavoro, un morto di fame. Chiaramente apre le gambe a te, che sei un professionista, un mitico, un conoscitore dell'arte, insomma. Beh, però va anche detto che ci sono invece molte ragazze in predicato di raggiungerti in Puglia proprio per corteggiarti. Ma io lo spero che aprino le gambe, insomma. Finora non è successo, dottor Di Pre. Scusate, no, luogo pubblico non si può fare. Allora, rimettiamo la maglietta in diretta, rimettiamo pure questo. Scusate. Rimettiamo la maglietta, ecco. Allora, lo diciamo. Questo è ancora un locale serio, per favore. Certo, allora, no, rimettiamo pure, ci scusiamo con chi ci ospita in questo momento. Grazie, ok, grazie. Allora, effettivamente, la regia, ecco, deve documentare questo momento, ci richiamano. Perché effettivamente siamo in un locale pubblico e non tutti gradiscono, cioè non tutti, no, ma non c'è problema. Sì. Ecco, ci scusiamo con la proprietaria, e quindi giustamente, perché era un locale pubblico affacciato alla strada, e quindi questa non ce l'aspettavamo. Va bene, cosa stavamo parlando? Stavamo parlando del fatto che la donna ha per te questa rilevanza, e quindi come ti senti in questa TV Verité così? La gente è subito protestato da fuori, hai visto? Sì. Ancora, diciamo, c'è questa mentalità chiusa a Foggia. Cosa vuole che le dica, avvocato? Che storia incredibile. Veramente. Giuseppe Simone, ma dimmi, che cosa pensi in realtà delle creature femminili? Sì, la donna non si può fare a meno, insomma, di cuccarla, insomma, però insomma, a sganciarla ce ne vuole, avvocato, ce ne vuole, insomma, ecco.
Io più di fare questo non so. Allora, questa è stata, cioè, tanto noi continuiamo. A fronte dell'ammonimento di prima, certo, è stato un gesto incredibile, un gesto anche di sfida questo. Prego. È un gesto di sfida, ma a chi era rivolto quel gesto? Diciamo alla mia libertà sessuale che voglio esprimere, che voglio esprimere al mondo, avvocato. Cioè, io voglio esprimere il mio erotismo a tutti coloro che mi vogliono, cioè a tutti coloro che magari vorrebbero trasgredire con me, ma penso che questa situazione dovrebbe essere invalicata. Non so se ho reso chiaro il concetto. No. È molto evidente e molto chiaro. Giuseppe, allora, innanzitutto parliamo anche adesso dei tuoi obiettivi. Che cosa desidera Giuseppe Simone oggi? Ma io per il momento la mia testa è incentrata sul professionismo, anzi io, avvocato, la esorto per cortesia a lasciare sul video che pubblicherà i miei contatti. Il mio contatto Skype è giuseppe.simone02 e la mia email è giuseppe.simone@outlook.com. Questi sono i miei riferimenti per chi mi vuole contattare per motivi di lavoro e poi, se capiterà, anche per motivi erotici, insomma, ecco. Quindi un appello anche che fai per trovare un'anima gemella? Ma un'anima gemella no, io voglio trombate erotiche, insomma, anime gemelle non esistono, questo è un termine antiquato, insomma, ecco, non, per carità di Dio. No, anime gemelle no. Più che altro io cerco questo, avvocato. Questo. Capisce? Cerchi la ginnastica. La ginnastica erotica. Questo va di moda. Quello che fa lei dalle 11 e dalle ore 23 fino alle 2 allora, di notte. Quale altra opera d'arte mobile ti ha colpito molto? Ma diciamo Gemma del Sud in ascensore su Pornoid. Gemma del Sud? Sì, Gemma del Sud, un'opera mobile molto incredibile. Sì, però mi ha disubbidito, avvocato. Anche lei? Sì, mi ha disubbidito. Non pensavo che questa opera mobile pensa soltanto al commercio monetario e non al soddisfacimento dei bisogni erotici. No, io gli ho fatto un video, ho detto vieni, gli ho detto perché non sei venuta nel Salento a prenderti il mio uccello? Scostumata, monella, sei solo una monella. Mi hai disubbidito. Tu volevi solo la foto, volevi farti pubblicità e non al soddisfacimento dei miei bisogni erotici. Non ti voglio più parlare. Anche questo, cioè, stiamo assistendo a questa frantumazione di rapporti, di tue... Quando si supera il limite, avvocato, Giuseppe Simone diventa cattivo, avvocato. Guardi, io che posso dirle? Sono amareggiato, dispiaciuto, non so. Vabbè, comunque Giuseppe, senti, ma c'è una donna che ti piace in questo momento, una donna che vorresti avere, non so. Ma guardi, di donne in questo momento non ce ne sono. Il mio tipo di donna ideale è la quinta di seno, vagina depilata. Ecco, sì, tracciamo poi nella parte, ecco, la donna ideale di Giuseppe Simone come è fatta? Sì, allora, vagina depilata, occhi verdi, capelli neri ondulati, bocca carnosa, sì, gli occhi verdi li ho detti,
Carnagione Mora, alta 1,75 m, 1,90 m, e corpo formoso. Basta. Nulla di più. Altri aspetti del carattere? Non ti interessa il carattere? No, è così, grazie di aver fatto questa domanda, me lo sono dimenticato, me la stavo perdendo. Certo, è evidente che non mi rompa i coglioni. Che non mi rompa soprattutto i coglioni. In che senso, scusami? Perché io praticamente sono un tipo che cerco la tranquillità. Io sono un tipo che cerco la tranquillità. Ecco, avvocato, che dire altro? Giuseppe, molto bene. Allora, anche questa puntata termina qui con Giuseppe Simone. Questo è sempre Andrea Di Pre per il sociale. Avete colto alcuni aspetti che rendono questa figura così enigmatica e complessa. Giuseppe Simone mi piace anche per la sua immediatezza e anche perché ha il coraggio di creare, ma di rompere alcuni rapporti. Grazie avvocato, grazie. A presto da Andrea Di Pre e da Giuseppe Simone. Grazie. Salve, ciao.